Albano in una recente intervista ha dichiarato di avere in passato avuto dei dissapori con il giornalista e fondatore di Dagospia, Roberto D'Agostino, in seguito ad alcune sue dichiarazioni riguardanti Albano stesso e la sua ex consorte Romina Power. D'Agostino ha svelato quali furono i motivi dei dissapori. In particolare ha raccontato che aveva parlato di Albano come il cafone del sud che sposa la diva di Hollywood e la porta a vivere al paesello. Non solo, D'Agostino scrisse anche: Romina si chiama così perché è nata a Roma, ma dato il suo quoziente intellettivo doveva nascere a Creta. Queste parole non piacquero affatto al cantante di Cellino, che dapprima querelò il giornalista, causa che però perse in tribunale, e in seguito Albano lo cercò dietro le quinte di Sanremo per aggredirlo fisicamente. Quando lo trovò erano presenti anche i ricchi e poveri, i quali assistettero alle minacce del collega. D'Agostino d'altronde non è nuovo a questo tipo di polemica che da verbale passò a fisica. Difatti ricorda anche quando Claudio Villa gli mise le mani al collo e dei vari dissapori avuti con altri artisti del calibro di Loredana Bertè e Donatella Rettore. Ma quello più furioso è stato sicuramente Lucio Presta. Ricorda che un giorno si presentò a casa sua con intenzioni poco amichevoli. In quel caso Lucio Presta si era sentito offeso perché il giornalista aveva preso in giro Paolo Bonolis.